Dunque ragazzi, bentornati in Mafia Trilogy, secondo video di questa nostra nuova serie. Vediamo oggi che cosa succederà, vediamo che siamo al tavolo del Don. Il tuo nome, Vediamo. ragazzo. Thomas. Thomas Cosa Angelus. succederà? Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi tu ci cambi? Sì, Sì, ossia. signore. Vedi, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. Ah, E che ci facciamo qui? questo non si fa. Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Raga, certe cose Ma non sentimi, bisogna Frank. Il rifiutarle. ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene, vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gli ammaccherete qualcuna, manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Bene ragazzi, a quanto pare stiamo andando a Va, restituire Tommy. il favore. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Qui non ti conosce nessuno, quindi fai il bravo, ok? Certo. Bene raga, a quanto pare stiamo andando a Però restituire il dovrai favore. aspettare ancora un po'. Allora, Don Salieri, le scrivo per esprimerle tutta la mia gioia nel sapere che presenzierà alle nozze di mia figlia. La prego di farmi sapere se la qualsiasi voglia è richiesta. Sarà una giornata meravigliosa. Con la sua presenza e la sua benedizione diventerà ancora più speciale e memorabile. Con stima, amicizia. Giovanni Romano. Va bene. Trovato nulla Ci di stiamo valore. dando una mano. No, No. io. Accompagna il capo in macchina. Tengo d'occhio. No, tranquillo, non Vabbè, ti sostituisci. meglio se Presto ci muoviamo aspettare con i che piedi di voglio piombo, uomo. raga. Se il capo dice che non sei ancora pronto per chiedere pizzo, che ci puoi fare? Non capisco che problema ha con me, Poli. Che dovrei fare per. È meglio se non me lo chiedi, caro. La risposta può sempre non piacere. Lui chi è? Il tassista, ti ricordi? Ragazzi, Ah, abbiamo trovato il primo sì. collezionabile. Comunque, qua ci conoscono come il tassinaro. Va bene. Torna più tardi, con Poli o Sam. Leggiamo la nota. Quotidiano, 23 settembre 1930. Il proibizionismo resta. La produzione e la vendita di alcolici rimane illegale. Oggi, in un discorso alla stampa, il presidente ha ribadito che il nobile esperimento del proibizionismo proseguirà, in risposta alle critiche dei democratici. Hoover ha promesso un incremento dei fondi e dell'efficienza del Dipartimento del Proibizionismo per contestare speculazioni e contrabbando. Ragazzi, nel 1930 bere alcolici e vendere alcolici era vietato. Esattamente, siamo nell'America del proibizionismo. Alcolici e superalcolici erano vietati. Per te il bar è chiuso, temo. Comunque, me ne devo proprio andare. Ok, da questa parte. Prima ci porto da Venni. È un chiacchierone, ma Frank e il Don lo conoscono da una vita. Di che si occupa? Andiamo da lui quando dobbiamo occuparci per dei lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Noi siamo lieti di incassare. Ora dobbiamo andare. Bel viaggio.
nonno, Vincenzo. Ciao. Ella. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. Ah! E se questa mazza non mi basta, mi sono permesso di preparare delle molotov. Mi piacciono le molotov. Attenti, però. Non vorrete dare fuoco ai capelli? Piacere di conoscerti, Tom. Fammi sapere se Pole ti crea problemi. Ora tizzo io. Bene ragazzi, dobbiamo andare a rottamare delle macchine, anche se devo dire che con le molotov, più che rottamarle, ci manca qualche venerdì, le scasseremo proprio. L'auto è un vero potente. Lo scemoneto sa far cantare qualsiasi motore. Non so come faccia, per me è magia nera. Io penso che stia parlando con noi. È tutta una sferrata, imbecille. Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphie, è soltanto uno scherzo. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a zoppicare qui. Izzica, mi sa che non l'ha preso bene. Mi hai capito, Ralphie? Sicuro, Poli, sì. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphie è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. Tu, vedete, non fate beccare a Porcera un'altra volta. Un giorno ti taglio i freni, stronzo. Vedrai. Non lo so perché Raff ci ha dato questa carriola. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei finito a guidare un catoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Raff, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi. Ragazzi, Raff, devo dire che... Guarda che puoi pure lamentare. È un pochettino rancoroso. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? Già, un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno? Di solito no, ma era il loro primo carico e gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Morello, il proprietario delle auto che deve bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. A proposito del canetto anche arrivato, se ne vuoi una bottiglia devi solo chiedere. Ne teniamo un po' per gli amici. Mizzica. Non bevo molto. Non si devono bere. Facevo un cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Non ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai psi che li forniamo. Le ragazze che li frequentano. Le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E poi, quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla quello che sta per dare fuoco al parcheggio di Morello. Beh, ci modestamente, ragazzi, ha ragione. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare. Comunque, ragazzi, c'è da dire che ci hanno veramente dato una carretta. Io penso che sta cosa non possa superare 30-40 km orari. Veramente molto imbarazzante. Se avete visto nella scorsa... non nella scorsa live, ma se avete visto nello scorso video, ragazzi, quel cosino rosso che c'è nel tachimetro non lo dobbiamo superare, specialmente se c'è la polizia a guardarci. Rischieremo una multa un pochettino pesante, se non addirittura, raga, l'arresto.
Siamo quasi nel territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Beh, non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi ci stiamo lì. E i suoi lavorano a North Park. E intorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere donacciapatti. E te ne accorgerai molto prima che inizino a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Che raga, se ce la facciamo con questa carretta... Ah, siamo arrivati. Ok, ci manca poco. De Morello sono in prima fila a spasarsela e lasciano le auto sul regio. Sono pigri quei passanti. Mettono qualche gorilla di guardia, ma sempre pesci piccole sono. Forza, di qua. Tocca a te, distruggigli le auto. Mandagli un messaggio. Certo. Perché vieni anche tu? Così non te sparano. Va bene. Ora piano. Ce la fai a fare piano, no? Ecco, bravo. Sai che hai i suoi uomini di fiducia. Arriverà il tuo turno. Piano piano, ragazzi. Se non metti la testa fuori, non rischi che te la facciano saltare. Scavalca il cancello e sali sopra il tetto. Io ti strago quel bambeo. Tu avvicinati di soccorso e prenderò le spalle. Ma ragazzi, a distrarre le persone. Sono migliori. Basta che poi si ricordi di pagare. Ah, è un uomo di parola. Ehi, tu! Ma che cazzo stai facendo? Come sarebbe a dire, scusa? Sarebbe a dire quello che ho detto. Che cazzo ci fai lì? Ma chi sei? Vuole sapere chi è quell'imbecille che ti ha messo le guardie qui? Dino, è stato Dino. È stato Dino? Fammi capire, Salieri ha sparso l'uomo in tutta la città per colpire Morello e Dino ti ha messo a guardare le macchine? Tutto bravo, così si fa. E beh, ora... Vediamo un poco questa macchina. Ora prendi la mazza e datti una mossa. Minchia, tu sei proprio accanito, eh? Vedo che non la guideranno più. Oh, merda! Ehi, lascia stare la macchina. Estendelo dopo. Hai deciso di morire. Dom, smetto! Ne arriveranno altri! Lancia una molotov, salviamo la situazione! Che raga, divertiamoci! Accendi un bel fuoco! Complimenti, Dom, me l'hai presa in pieno! Sentita. L'avrà sentita l'intero quartiere. Ce ne dobbiamo andare, prendiamo l'auto di te. Come sai che questa è la sua? Se mi stai sulla minchia e ti prendo il macchinone, stai fuggendo che scoprirò dove lo dietro. Segnalano veicoli in fiamme e stari a North Park. Ce la prendiamo. È vicino alla zona di Morello. Attenzione a chi portate dentro. Sfonda il cancello. Dobbiamo squagliarcela prima che arrivino gli sbirri. Non fateli scappare. Vai! Fate qui, andate a prenderlo! Dio, raga! Oh, merda! I piedi verdi! Allora, beh, che si fa? Andiamo, raga, dobbiamo seminarli, abbiamo capito come fare! Via, tutta birra. Ok, ci sto. Sono incazzati! Non facciamole diventare incazzate neri! Voi cercate, prima o poi salterà fuori. Finirai per farti male quel
siamo nascosti, non c'era chiaro! Ossia, mi deve scusare, ma io non so che cosa vuol dire rimanere nascosto. Ok, seminate. Ora restiamo nascoste finché non si stancano. Ora, ragazzi, ho capito bene, non ci dobbiamo assolutamente far vedere fino a quando abbiamo l'iconio delle manette. Se vediamo un poliziotto a piedi o una pattuglia, ci stanno ancora cercando. Giriamo e ce ne andiamo. Tornate ai vostri compiti, lo prenderemo. Tutto a posto! Ora rientriamo e parliamo col capo. Ma Salieri non aveva gli sbirri sul libro paga? Qualche agente, certo. Ma Morello tiene il comandante per le parte. Io vorrei tanto che allora, tu entrassi. Come ti senti? Di che parli? Di accoppare il tipo, rubare l'auto a Teno. Ti è piaciuto? Sì, credo di sì. La prima volta non si scorda mai, Tommy. Raga, scusate un minuto. La prima è speciale. La fai sotto? No, veramente vorrei che tu stia dentro la macchina, non fuori. Ecco, ora così va molto la prima meglio. Volta non si scorda mai, Tommy. La prima è speciale. Pensi che faccia per te questa vita? Che ti importa? Così. Però stiamo imparando. Mi piace fare domande. Dubito che tu e Sam andiate ogni giorno a sfasciare macchine nei parcheggi. Ci sono giorni difficili e giorni tranquilli. Sei fortunato, a me non hanno affiancato nessuno. Non hai pestato gli amici di Dino per poi rubargli l'auto? No, mi sono fatto notare rubando le auto. E quando gli sbirri mi hanno beccato, non ho mai cantato. Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo, sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e venne un vecchio bastardo. Ho sempre pensato che per entrare in una famiglia servissero più contatti. Un fratello, uno zio. Ah, a volte è così. Tipo se sei un cugino, oppure ci sono case come Carlo. Suo padre lavorava col Don. Che inizia così, gode della massima fiducia. Ma molti di noi vengono direttamente dalla strada. Senti, prima passiamo dal capo. E poi ci facciamo un bicchierino. Beh, non ho impegni, quindi... E certo che non hai impegni. L'idea è di far bere Vinny così tanto che lui ci dovrà stenderlo di nuovo fuori dalla porta. Per me va bene. Dai, raga, facciamoci questo certo bicchierino. Va bene. Che è successo alla macchina che vi avevo dato? Niente, è stata rottamata. Perché? Era un rottame. Questa è me. Un'auto migliore col finestrino rotto. Capita. Non ha mai ucciso nessuno. Poveraccio, ragazzo. Lo faremo diventare pazzo questo meccanico. È ancora con te? Così sembra, sì. Ehi, capo. Tutto a posto. Com'è andata? Tutto gestibile, signor. Un lavoretto pulito pulito. C'era Morello? Nah, ma si mangerà il fegato quando gli diranno cos'è successo. Gli ruoterà senz'altro per intere settimane. Vedi, è questa la differenza tra me e Morello. Sono un businessman, è con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e dei miei picciotti. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere, Santero. Gli affari sono in crescita, sai. Uno come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna per avere pagamenti puntuali. Te la senti? Ah, sarei onorato, signore. Bene. Bene, bene, bene. Siamo entrati a far parte voi del giro. Sam hanno garantito per te. Ma deve capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole. E chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte. Non voglio drogate nel mio quartiere.
che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga, ma se dovessi esagerare ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Chiarissimo. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Polly e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. E i picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy? Del rispetto, della fiducia. Cosa? Mizzica, sono molto guardato. Esatto. Se resti dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. E siamo morti. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Allora va bene. Benvenuto in famiglia. Ok ragazzi, siamo entrati ufficialmente a far parte del club dei Salieri. Ecco la fame. Ah, scusate, volevo dire del clan. Mangiamo. Benvenuto. Il barista Luigi non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia. Mi sa che non si riferiva solo alla cucina. Bene ragazzi, direi che per oggi può andare bene così. Secondo video della serie portato con successo. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina per non perdervi i miei futuri video. Cosa dirvi di più, ragazzi, se non alla prossima, picciotti!